Coronavirus tregua finita, 3 decessi e 4 ricoveri, tasso di positività all'1,3%, virus presente in 85 comuni, domani si torna a scuola, screening negativi a Montenero di Bisaccia e Montano. Covid Hospital, il presidente della regione Toma in aula, problemi risolti con l'impresa, presto l'inizio dei lavori, Florenzano, ditta pronta a prendere in carico il cantiere. Vaccini, da domani l'avvio delle prenotazioni per gli over 70, Toma, se le consegne saranno rispettate, entro 3 mesi immunizzata la popolazione, in arrivo 10.000 dosi di Pfizer, l'Alto Molise viaggia spedito, Saia, concludere entro l'estate per far ripartire l'economia. Slitta l'arrivo del nuovo commissario De Grassi, che non ha ancora ricevuto la notifica della nomina. Intanto l'ex presidente Iorio dà i suoi suggerimenti ai tecnici inviati dal governo. Si finge sacerdote per truffare parroci molisani chiedendo offerte in denaro per aiutare persone bisognose. Ventenne pugliese incastrato dalla polizia postale. Calcio, Serie D, casi Covid nella rosa dell'Olimpia Agnonese, salta anche la gara in programma domenica contro il Tolentino. Lupi, squalificato dal Mazzi, contro il Castelnuovo. Vomano gioca Sbardelli. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione. In apertura ci sono i numeri dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale sul coronavirus. Tregua finita nelle ultime ore. 3 decessi e 4 ricoveri, tasso di positività all'1,3%, e questa è senza dubbio una buona notizia. Virus presente in 85 comuni, tutti particolari nel servizio di apertura. La tregua è durata pochissimo, 3 i decessi nelle ultime ore, 2 al Cardarelli di Campobasso nel reparto di malattie infettive, 1 nella terapia intensiva del Neuromed di Pozzilli. Si tratta di 3 donne, una 76enne di Santa Croce di Maiano, una 79enne di Casa Calenda e una 66enne di Cerce Maggiore. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia raggiunge quota 450. 4 i ricoveri, altrettanti positivi su 298 tamponi refertati con tasso di positività all'1,3%. Gli ospedalizzati sono 70, 15 in rianimazione, 32 i guariti, mentre sono 694 i casi attualmente positivi con 4.017 soggetti in isolamento. Infine la mappa del contagio, il virus è presente in 85 comuni, 51 quelli Covid free, la città più colpita è Campobasso con 91 casi, 69 a Termoli, 61 a Isernia. Ed ora il Covid Hospital, il presidente della regione Toma questa mattina in aula, problemi risolti con l'impresa, presto l'inizio dei lavori. Toma ha parlato anche dei vaccini, in queste ore arriveranno in Molise 10.000 dosi Pfizer, da domani al via la prenotazione degli over 70, sentite. Inaugureremo a fine settimana, è prevista l'inaugurazione di questa settimana, di 10 terapie intensive gemelle a quelle di Campobasso presso il San Timoteo di Termoli, ed è prevista l'inaugurazione di altre 6, io dico inaugurazione, in realtà la consegna, inaugurazione è un fatto formale, di altri 6 posti di terapia intensiva presso, sempre modulari, presso Isernia. Mi è giunta notizia dalla direzione dell'ASREM che la BILD, il consorzio che aveva avuto in appalto la realizzazione del potenziamento del piano ospedaliere senza articolo 2 di DL 34, abbia accettato i lavori e quindi dovrebbero partire anche quei lavori. Problemi dunque in via di risoluzione per il Covid Hospital accanto al Cardarelli di Campobasso. La ditta ha inviato una lettera in cui dichiara di essere pronta a prendere in carico il cantiere, precisa il direttore generale Oreste Florenzano, anche se, aggiunge il vertice dell'azienda sanitaria regionale, il contratto non è stato ancora firmato. La novità rivelata dal presidente della regione nel corso dell'informativa all'aula di questa mattina, informativa che ha riguardato anche e soprattutto la campagna vaccinale. In queste ore, ha spiegato il
governatore, sono in arrivo 9 vassoi da 1170 dosi Pfizer ognuno per un totale di 10.530 vaccini. Altre consegne avverranno il 12, il 21 e il 28 aprile. Se gli impegni verranno rispettati, ha spiegato Toma, entro 3 mesi vaccineremo la gran parte dei molisani. Contiamo, ha aggiunto, di proseguire con 21.000 somministrazioni settimanali. Gli over 80 non domiciliari sono rimasti pochissimi, veramente un numero bassissimo. Debbono qualcuno che ha saltato o qualcuno che magari quel giorno non si è presentato per qualche disguido. Sono gli over 80 domiciliari che stiamo facendo, ma ci sta ancora da fare. E i fragili, che siamo a buon punto, però c'è ancora da fare. I settantenni, quelli al di sotto dei 79 anni, cominceranno le prenotazioni a breve. Di Lucente, quando? Domani, è vero? Domani, se ne sta occupando della questione piattaforma il consigliere delegato Di Lucente, e quindi cominceremo le prenotazioni. Ma io penso che prima della settimana prossima non inizieremo gli under 79, gli under 80. Alla campagna parteciperanno anche i medici di base, che però, ha concluso Toma, vaccineranno presso ASREM e le farmacie, magari utilizzando Johnson & Johnson, con le prime dosi attese per metà mese. Ed il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una mozione avente ad oggetto emergenza Covid, situazione sanitaria del Molise, impegno sull'accertamento delle responsabilità, a firma dei consiglieri Niro, Di Baggio, Pallante, Cotugno, Cefaratti, D'Egidio, Cavaliere, Di Lucente, Calenda e Micone. Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico al momento della votazione hanno abbandonato l'aula. L'atto impegna il Presidente della Giunta regionale ad accertare eventuali ulteriori responsabilità apicali in merito alla difficile situazione sanitaria in cui versa la Regione e intraprendere azioni per difendere i diritti costituzionali in merito alla tutela della salute. Animato il dibattito in aula, per i portavoce del Movimento 5 Stelle, del centrodestra dà priorità alle lotte interne, non saremo mai complici di questa politica, hanno detto, mentre per Michele Iorio lottare per il Covid a Larino non è una questione politica ma di civiltà sanitaria. L'assise regionale inoltre ha approvato all'unanimità la mozione concessione di sovvenzioni a fondo perduto riservate a imprese molisane danneggiate dalle nuove restrizioni imposte dalla zona rossa, a firma dei consiglieri Fontana e di vari capogruppi della maggioranza dei vari capogruppo della maggioranza e delle minoranze. Torniamo sulla campagna vaccinale, esempio virtuoso dall'Alto Molise, il sindaco di Agnone Daniele Saia vuole completare quanto prima la vaccinazione perché è l'unico modo per far ripartire l'economia, lo ha intervistato per noi Nicola De Santis. Ad Agnone sono rimasti in tutto 15 positivi, un obiettivo impensabile solo fino a qualche settimana fa. Nell'ultima settimana i guariti sono stati circa 20. Il sogno di Saia ora è di raggiungere quota zero nei prossimi giorni. Intanto continua a gonfie vele la campagna vaccinale. Terminate le inoculazioni domiciliari per i soggetti che non potevano raggiungere il centro vaccinale, sono stati vaccinati nelle festività pasquali anche i soggetti considerati fragili e vulnerabili. Il primo cittadino di Agnone conta entro l'estate di vaccinare tutta la popolazione dell'Alto Molise per poter rilanciare l'economia, ad iniziare dal turismo. È proseguito anche questa settimana l'aumento delle guarigioni, quindi siamo passati da 34 positivi della scorsa settimana agli attuali 15 positivi, con un numero di guariti di 19 persone. Questo sta a dimostrare che tutte le azioni che sono state messe in campo per ridurre fortemente l'espansione pandemica che abbiamo avuto nell'ultimo mese sul territorio comunale sono risultate efficaci per tornare ad un numero accettabile di persone affette da Covid-19. L'obiettivo che questa amministrazione si sta mettendo in campo è quello di portare chiaramente il Comune a una situazione di Covid-free. E questo in parallelo con l'altra azione che si sta portando avanti da parte di ASREM sul centro vaccinale di Agnone, quindi con l'aumento del numero dei vaccini e dei vaccinati
sia per quanto riguarda le vaccinazioni domiciliari, che in pratica sono state quasi fatte tutte quante, sia per quanto riguarda le altre categorie di vaccinati. Mi riferisco sostanzialmente ai fragili e ai vulnerabili che sono stati vaccinati proprio in questo weekend pasquale. Questa situazione continuerà il prossimo weekend, probabilmente faremo venerdì, sabato e domenica altre vaccinazioni, e l'intenzione è appunto di accelerare per tutti i comuni, non solo Agnone ma dell'Alto Molise, in modo tale da avere per l'estate tutto l'Alto Molise libero da Covid e con una percentuale di vaccinati estremamente alta. Questo ci permetterà di attrarre sicuramente un numero di visitatori elevato nella fase estiva, e ci permetterà di rilanciare le nostre attività economiche. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti e lo vogliamo portare avanti con determinazione. Domani si torna a scuola in tutto il Molise fino alla terza media e con superiori al 50% in tutto il Molise, tranne che nei comuni di Matrice, Santa Croce di Maiano e Limosano. A scuola regolarmente gli alunni di Montenero di Bisaccia, dove questo pomeriggio si è concluso lo screening sugli studenti, sul personale scolastico, docente e non docente, sugli operatori che a vario titolo ruotano intorno al mondo della scuola. Su 292 prenotati sono stati somministrati 251 tamponi, tutti con risultato negativo. Siamo soddisfatti, dichiara il sindaco Simona Contucci. E screening anti-Covid, pre-riapertura rivolto agli studenti, al personale a contatto con gli stessi, cuoche, autisti e volontari della protezione civile anche a Montaquila, con esito negativo. Da domani dunque le scuole di ogni ordine e grado riapriranno in sicurezza. Il servizio mensa delle scuole dell'infanzia di Rocca Ravindola e Masserie ripartirà il 12 aprile. Il sindaco Marciano Ricci fa sapere che è stato organizzato il trasporto scolastico garantendo il riempimento degli scuolabus al 50%, istituendo la doppia corsa. Il sindaco Ricci ringrazia le famiglie per la collaborazione mostrata. Tutti gli alunni, infatti, tutti gli alunni che domani saranno in classe sono stati vaccinati, ma nel contempo avvisa che bisogna continuare ad avere un comportamento responsabile, perché al primo caso positivo è pronto a chiudere di nuovo le scuole. Con una comunicazione di questa mattina, la neocommissaria della Sanità, Flori De Grassi, ha fatto sapere al governatore Toma che non ha ancora ricevuto la notifica della nomina. Dunque il suo arrivo previsto per oggi è stato rinviato. Intanto l'ex presidente Iorio dà alcuni suggerimenti ai tecnici inviati in Molise dal governo. Sentite Rita Iacobucci. Il governo non ha ancora comunicato ufficialmente a Flori De Grassi che è il nuovo commissario della sanità del Molise. Necessità burocratica quella della notifica, che quindi all'ultimo momento ha impedito all'ex DG dell'ASL Roma 2 di insediarsi oggi a Campobasso. Lo ha comunicato lei stessa in mattinata al governatore, con cui era d'accordo di incontrarsi in giornata a Palazzo Vitale. C'è ancora da aspettare dunque per l'insediamento di De Grassi e della sub Anna Maria Tomasella. Nell'attesa l'ex presidente Michele Iorio, per anni anche commissario della sanità, offre i suoi suggerimenti sulle cose da fare. Noi dobbiamo ancora sapere qual è il piano di gestione del Covid, perché non è finita la pandemia e perché ci saranno conseguenze anche nei prossimi mesi, e perché il Molise deve riprendere a curare i pazienti anche di altre patologie. Noi abbiamo i tre ospedali principali di questa regione, soprattutto il primo ospedale, il Cardarelli, in condizioni sostanzialmente di grandi difficoltà. Non abbiamo ancora la rianimazione disponibile a Campobasso. Insomma, stiamo vivendo ancora un'emergenza gravissima. Io credo che questo sarà il primo compito del commissario. Mi auguro che ci sia disponibilità ad incontri e a discussioni anche con il nuovo commissario, e spero che riesca ad attuare nel migliore dei modi un piano d'uscita, diciamo, dall'emergenza Covid.
Si terrà domani la manifestazione a distanza promossa dalle Confesercenti d'Italia con lo slogan «Portiamo le imprese fuori dalla pandemia». Gli imprenditori faranno sentire la propria voce sulle radio, sui giornali, sul web, con le richieste urgenti di aiuto per una immediata ripresa economica rivolta al governo, al Parlamento e alle regioni. È un momento storico per il mondo imprenditoriale dopo un anno dal primo lockdown, commenta il vicepresidente della Confesercenti del Molise, Pasquale Oriente. Le perdite registrate hanno superato gli 80 milioni. Saracinesche chiuse, che purtroppo, continua Oriente, non apriranno più, indeboliscono il tessuto economico delle regioni. Il Molise sta registrando dati drammatici e non possiamo, aggiunge Oriente, più aspettare per la ripartenza. Serve un decreto imprese con sostegni adeguati e credito immediato, ma soprattutto serve un piano per ripartire. Contestualmente, Confesercenti sta organizzando una raccolta firme. L'obiettivo è raccogliere migliaia di firme sulla piattaforma confesercenti.it da presentare successivamente al governo. Ed uno dei settori in ginocchio è sicuramente quello cinematografico, che sta attraversando una crisi senza precedenti. Il gestore della sala Disernia denuncia: senza incentivi difficile ipotizzare una ripartenza. Sentite. A Isernia il cinema, l'unico sul territorio comunale, è chiuso ormai da 13 mesi. La città da oltre un anno è orfana di un presidio culturale imprescindibile. Il Covid ha creato enormi difficoltà al settore cinematografico, con le sale chiuse e le case di produzione che hanno destinato i prodotti verso le PTV, uscendo dai circuiti canonici. Dunque, oltre alle difficoltà legate alla crisi sanitaria, ci sono difficoltà derivanti dalla mancanza di materia prima. A settembre si spera di rialzare la Saracinesca, anche se la sensazione è che per il cinema nulla sarà più come prima. Stiamo letteralmente chiusi da marzo dello scorso anno, perché col nuovo DPCM di maggio, se non erro, era stata data la possibilità dal 15 giugno di riaprire. Non tutte le sale hanno fatto questa scelta, perché in quel periodo mancava appunto la materia prima dei film. Qualche collega in Italia, ma parliamo di poche decine di cinema, hanno riaperto con delle grosse spese e poi hanno aspettato nuovamente l'ennesimo stop da parte del governo. Per riaprire, peraltro, c'è bisogno di un investimento corposo. Ma sì, allora, diciamo che le notizie che ci arrivano dal Ministero nel momento in cui potremmo finalmente riaprire i battenti sono un po' contrastanti tra loro, nel senso che si parla di una riduzione della sala. Inizialmente si parlava di un terzo, adesso addirittura parliamo di una possibilità di avere in sala un 20% degli spettatori, ma soprattutto anche un sistema di areazione che ancora non è tanto chiaro di come debba venire. È chiaro che questo significa per noi un investimento non indifferente. C'è un altro problema, forse il principale. Molte case cinematografiche hanno deciso di sfruttare circuiti diversi da quello canonico, che era il cinema in sala. Quindi manca anche la materia prima in questo momento. Manca la materia prima per quanto riguarda i film di spessore, i film americani sostanzialmente. Se non parte l'industria americana è inevitabile pensare di poter andare avanti solo con il nostro prodotto locale nazionale. In più c'è questo grosso problema, il problema che le PTV ormai hanno preso sempre di più piede e riescono ad avere dei film, diciamo, non dico prima dell'arrivo in sala, ma quasi. Quindi stiamo anche lì come gruppo di esercenti cercando si è aperto un tavolo, sostanzialmente un tavolo di confronto con il Ministero, e stiamo cercando di capire di come impostare questa regolamentazione vera e propria, che fino ad oggi, diciamo, è mancata nel nostro settore. Il 6 aprile del 2009 alle 3:32 un terremoto di magnitudo 6.3 rase al suolo l'Aquila, oltre 300 furono le vittime, migliaia ferite gli sfollati. La nostra regione pagò un tributo di sangue altissimo a quella sciagura. Sotto le macerie del capoluogo abruzzese persero la vita sei molisani: Elvio Romano, Danilo Ciolli, Vittorio Tagliente, Michele Iavannillo, tutti studenti universitari sorpresi
nel sonno dal sisma ed ancora morirono Luana Paglione di Capracotta ed Ernesto Sferra di Carovilli. A distanza di 12 anni da quella tragedia la situazione non è ancora stata ripristinata, circa 10 miliardi di euro di danni stimati con la popolazione aquilana che ancora attende risposte dalle istituzioni. Ed ora la cronaca, la polizia postale di Campobasso ha denunciato un giovane pugliese di 20 anni, residente ad Andria, per il reato di truffa. Si fingeva sacerdote e contattava alcuni parroci della provincia di Campobasso, chiedeva delle offerte in denaro, col dichiarato fine di aiutare persone in particolari difficoltà economiche. La truffa veniva avvalorata dal profilo WhatsApp in uso all'indagato, il quale mostrava l'immagine di un finto sacerdote. E poi gli stratagemmi utilizzati per estorcere le somme di denaro erano molto toccanti e coinvolgenti. In particolare il ragazzo carpiva la fiducia di alcuni ministri di culto, riportando alcune storie di giovani madri disoccupate che non avevano più la possibilità di sfamare i loro bambini. Giovanissimo ma specializzato in truffe di questo genere, numerose quelle messe a segno, oltre che in Molise anche in Liguria, Puglia e Basilicata. Ed il comune di Isernia ha tolto l'ex lavatoio alle associazioni che negli ultimi anni avevano gestito la struttura per darlo alle merlettaie. Celeste Caranci chiede un tavolo di confronto con tutti gli attori della vicenda e intanto preannuncia battaglia anche sotto il profilo legale. Lo ha intervistato Nicola De Santis, se sentite. L'amministrazione comunale di Isernia vuol fare dell'ex lavatoio un laboratorio permanente ed una esposizione del tombolo, prodotto tipico dell'artigianato isernino. Per far ciò ha revocato l'affidamento della struttura alle associazioni e ai comitati che hanno gestito quei locali negli ultimi anni. Celeste Caranci, portavoce della rete di associazioni che avevano in gestione l'ex lavatoio, chiede al comune di ritirare la delibera e di aprire un tavolo di discussione sugli stati sociali della città con tutti i protagonisti di questa vicenda. Contestualmente preannuncia battaglia sotto il profilo legale. Questo spazio è stato nel corso di questi sette anni nei quali ci è stato dato in concessione il punto di riferimento per una serie di associazioni impegnate in campo sociale, in campo culturale, che hanno rappresentato ad Isernia uno dei pochi fermenti presenti in maniera permanente in questa città. Siamo rimasti colpiti da questa decisione, che è stato come un fulmine a ciel sereno. Non c'era stato comunicato niente, precedentemente non c'è stata alcuna interlocuzione e siamo esterrefatti dalle motivazioni addotte, perché si dice che vogliono dare questo spazio in concessione alle associazioni delle merlettaie, quando si potrebbe convivere tranquillamente all'interno di questo spazio, così come è stato fatto nel corso di questi anni, mettendo insieme attività di vario tipo, attività che vanno dalle mostre di pittura a convegni, dibattiti, incontri di solidarietà, presentazioni di libri, proiezioni di film che noi abbiamo fatto. Non si capisce come Isernia possa ambire ad essere capitale della cultura quando poi viene chiuso uno dei pochissimi spazi che fa cultura in maniera continua e in maniera, vorrei sottolineare, soprattutto pluralistica, dando voce e possibilità a tutti di esprimersi. Noi, questo è un, in questi giorni noi ci riuniremo e prenderemo anche delle iniziative legali per opporci a questa decisione e chiederemo l'adesione di tutti i cittadini di Isernia che hanno a cuore questi temi e che hanno usufruito di questo spazio in maniera indistinta e, ripeto, in maniera pluralistica. Andiamo a Termoli, il pellegrinaggio della Madonna a Lungo per il secondo anno di fila condizionato dalla pandemia.
Il pellegrinaggio della Madonna a Lungo per il secondo anno di fila è stato contingentato a causa della pandemia. L'emergenza sanitaria ha condizionato una delle tradizioni più sentite dalla comunità termolese, che ricorre in occasione del martedì dopo Pasqua, la festa di Santa Maria della Vittoria, conosciuta come Madonna a Lungo. Le restrizioni imposte dalle autorità per prevenire il rischio di contagio non hanno permesso di organizzare il pellegrinaggio. La festa e la scampagnata nei dintorni del santuario, che sorge tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni. Alle 6 Monsignor Gianfranco De Luca, Padre Enzo, Suor Cecilia, Suor Veronica e Padre Luigi sono partiti per compiere il percorso simbolico a piedi dalla cattedrale al santuario, con in mano una copia del quadro della Madonna della Vittoria. Un momento di preghiera, di riflessione per questo tempo di pandemia, che può diventare occasione per riscoprire la propria interiorità e la propria fede nell'affidamento a Dio e alla Madonna. E allora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per mercoledì 7 aprile sul Molise: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse, nevicate previste fino a quote collinari, venti moderati, mare mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 1, massima 3, Isernia minima 3, massima 7, Termoli minima 6, massima 10, Venafro minima 3, massima 8 gradi. Davvero tutto per questa edizione, linea alla regia, tra pochissimo la pagina sportiva. Lo sport, il calcio di Serie D, il Campobasso ha ripreso gli allenamenti in vista del match di domenica al Romagnoli contro il Castelnuovo Vomano, squalificato dal Mazzi in campo dal primo minuto Sbardella. Squalificato dal Mazzi contro il Castelnuovo Vomano, atteso domenica al Romagnoli al centro della retroguardia del Campobasso, ci sarà Luca Sbardella. Il difensore centrale, che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, parla del successo di Notaresco e contestualmente volge il pensiero alle prossime decisive gare. Ma sicuramente era una partita importante, perché vedeva la prima contro la seconda, siamo riusciti a portarla a casa dimostrando ancora una volta il nostro valore. Siamo contenti, c'è entusiasmo. 6 punti contro la seconda forza del campionato. Il Campobasso contro le grandi si esalta. Per Sbardella si tratta di una dimostrazione di forza importante. Significa che nelle due partite siamo stati bravi, abbiamo meritato e l'abbiamo portato a casa. Adesso ci aspettano altre partite importanti e forse ancora più difficili, e dobbiamo farci trovare pronti. Da oggi gli allenamenti nel quartier generale di Campo di Pietra. Cudini, il perfezionista, lavora sulla concentrazione, sulla freddezza sottoporta dei suoi calciatori, unico aspetto da migliorare di una squadra che rasenta la perfezione. Sono contento per la vittoria, poi naturalmente i primi gol mangiati ha ragione il mister, perché comunque sono situazioni di gioco che ti permettono poi di poter portare a casa la partita senza passare magari da leggera sofferenza finale. Allora parliamo del Vasto Girardi, che invece domenica si recherà ad Aprilia con Gentile e Raucci a disposizione di mister Prosperi. I due esterni infatti hanno scontato il turno di squalifica e dunque saranno a disposizione appunto dell'allenatore. Questo pomeriggio nel quartiere generale di Fornelli la ripresa degli allenamenti, c'è grande fiducia per riprendere il cammino verso la salvezza e magari anche per conquistare un posto nei play-off. Ed ora parliamo dell'Olimpia Agnonese. Sul recupero a Porto Sant'Elpidio per i casi Covid-19 all'interno del gruppo squadra, gara che sarebbe dovuta disputare domani, e nessuna gara domenica contro il Tolentino. Così infatti è stato stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti, vista la richiesta dell'Olimpia Agnonese, che presenta calciatori positivi al Covid in squadra. Dunque non giocherà domani e non giocherà neanche domenica contro il Tolentino la formazione di Antonio Di Rosa.
Chiudiamo con il basket, torna in palestra il gruppo della Magnolia Campobasso agli ordini di coach Mimmo Sabatelli. Le rossoblù sabato sera chiuderanno la loro regular season affrontando con palla 2 alle ore 20:30 il Lucca nello scenario dell'Arena per le campobassane, nono posto matematico e certezza della salvezza con prospettiva su una nuova stagione nella massima categoria. Bene, è tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.